Lui ha insegnato il Lam Rim, sta parlando di Papong Kha Rinpoche a Hong Kong e poi a Singapore e poi dopo gli è venuto il cancro. Una volta, dopo molti anni, è tornato indietro e lui mi ha mostrato, a Tenzin Zopa, mi ha mostrato l'albero e così via, dove lui ha praticato. Quindi prendere l'essenza, prendere normalmente, se voi siete in un posto veramente molto isolato a meditare, un posto veramente molto isolato in alta montagna, per avere il cibo è molto difficile, vuole un sacco di tempo per avere il cibo, per cui è veramente molto difficile. E quindi si possono fare delle pillole fatte con i fiori, non qualsiasi fiore, se, ci vogliono dei fiori che non siano velenosi ovviamente, ci vogliono dei fiori che siano dei buoni fiori che non siano velenosi e poi. Questa trasmissione orale l'ho ricevuta da Geshe Champa Wondo, che è uno dei miei maestri. Forse dopo che la maestra ha lasciato il corpo, credo. Credo sia ricevuto la trasmissione orale da Geshe Champa Wondo. E lui ha realizzato Shiné, era veramente un grande lama dal Tibet, da Drepung, e poi è andato in una montagna molto grande, ha realizzato tutto il sentiero del Tantra e lui si trasportava sulle spalle le cose di cui aveva bisogno, il ciongo e le cose da monaco. Soltanto quello di cui aveva bisogno, aveva soltanto quello di cui aveva bisogno. E poi. Lui è andato in questa grotta, ha visto c'era lo scheletro di questo meditatore e seduto gli hanno fatto l'offerta del mandale, dopodiché lo scheletro è scollassato. Quelle persone che hanno studiato, quindi così li ha guidati, poi è scappato dal Tibet, è andato a Dalhousie, dove ha stabilito. Posto di meditazione, un monastero, non ha costruito un monastero, ma ha fatto veramente delle case molto semplici dove potevano praticare. Quindi ci sono dei grandi lama veramente. In quel linaggio non ho studiato filosofia, Champa Wondo era con loro, lui ha realizzato Shiné in quel posto e lui ha realizzato Shunyata, lui abitava praticamente in una casa vicino alla casa di Kyabjelir Rinpoche nella vita passata e lì ha realizzato la vacuità dietro alla montagna dove loro c'erano tantissimi monaci che facevano i ritiri e lì lui ha realizzato Bodhicitta. Non soltanto quello, ha realizzato anche i sei yoga di Naropa, quella era la sua pratica. Lui ha praticato i sei yoga di Naropa, era un grande
era un grande esperto sui sei occhi della Europa. Geshe Lapte Rinpoche ha sempre ammirato tantissimo Geshe Champa Mondo. E Geshe Lapte mi ha sempre diceva che se avevo bisogno di se avevo delle domande, se volevo avere dei chiarimenti, la cosa migliore era che io chiedessi a Geshe Champa Wando, perché era uno che aveva avuto l'esperienza, l'esperienza era fresca ancora della realizzazione. No, la durata del ritiro è circa di 12 giorni, si prendono le pillole, poi se bisogna cominciare a diminuire il cibo piano piano quella che aveva fatto il ritiro migliore di tutti è stata Thubten Pemo, poi dopo c'è stata Nawan Chodak, la migliore è stata Thubten Pemo. Molti sani hanno fatto, però George Churinov, lui è molto bravo in filosofia, però ho studiato con Geshe Champa Techo, ho studiato filosofia con Geshe Champa Gyatso, con Geshe Champa Techo, ha tradotto per George Churinov. Lui non poteva fare il Nyuna, perché se fa il digiuno vomita, non può fare digiuno, che non ho potuto neanche fare un giorno di niune. Se voi siete in un posto isolato, molto lontano, e dovete cercare di trovare il cibo, bisogna andare a prendere il cibo per poi andare ripetutamente, si perde un sacco di tempo. Ecco perché fare il ritiro del Chulen è la cosa migliore, però non in quel tempo è Dharamsala, Khyabja Serkon Sezam Serkon Rinpoche, da cui Sua Santità Dalai Lama ha ricevuto la trasmissione orale di il commentario della lampada del sentiero di Atisha. Dice, ah, voi fate il ritiro di Chulen, però noi dobbiamo stare in Dharamsala, perché questo potrebbe causare scarsità di cibo nel posto dove si fa il ritiro di Chulen, perché bisogna assorbere tutta l'essenza del posto. Bisogna meditare tutti i giorni, che la pillola prende l'essenza nel meditare, che prende tutto, quindi causa scarsità nel posto, e quindi il cibo diventa più costoso. E questo è se siete in un posto veramente molto isolato per realizzare la meditazione di Shinè e così via. Per Shinè è veramente di grande aiuto, rende la mente molto 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 sottile, molto leggera, molto chiara, limpida, leggera, aiuta molto per la realizzazione di Shinè. Faccio questa trasmissione in tibetano, non ho tempo di farla in... Magari ci sono le traduzioni in inglese di questo.
Questi sono gli insegnamenti relativi a Vajra Gita durante il tempo di Milarepa, che è venuto
È detto che quando si fa il ritiro di Chulen, se uno delle malattie nello stomaco, le malattie, non so se una delle malattie croniche, si guariscono se si fa il ritiro di Chulen. E dà aiuto e rafforza il corpo. I benefici sono che aiuta a guarire da tutti quanti le malattie, può causare la lunga vita e anche il colore del colorito del corpo diventa più brillante. E man mano che uno poi invecchia, il forza diventa più corpo e si avranno meno rughe e non avrete malattie contagiose, non avrete le pulci addosso. Avete più saggezza e avrete una mente più chiara. E voi non mangerete del cibo sbagliato, non avrete l'inquinamento del cibo e quindi non dipenderete dal cibo sbagliato e sarà molto facile ottenere le realizzazioni. Se uno vuole, tutti quanti vi ameranno, piacerete a tutti quanti e tutte le dakini, voi attirerete tutte le dakini a voi. Attirerete a voi tutte le dakini. E riceverete l'attenzione da parte di tutte le dakini. Virginia.
Quindi, qual è il modo veloce di ottenere le realizzazioni? Ho fatto questa domanda una volta che Geshe Champawanda mi ha detto praticare Shintin Nimpo per avere realizzazioni veloci. Sempre bisogna pregare sempre il rimedio all'attitudine autogratificante. Questa dalla sua esperienza personale ha detto che per ottenere le realizzazioni dell'Amrim combattere sempre l'attitudine autogratificante, quindi sviluppare meriti, praticare meriti e purificare, e quindi per ottenere le realizzazioni veloci dell'Amrim bisogna praticare il rimedio all'attitudine autogratificante. Questa è Bodhicitta. Lui non ha detto Bodhicitta, però lui ha detto praticare il rimedio all'attitudine autogratificante, ovvero all'egoismo. Quindi dovete capire che cosa vuol dire che lui aveva la realizzazione di Bodhicitta. E quindi lui ogni tanto veniva a vedere, quando veniva, perché lui sentiva l'esperienza di tante gli altri meditatori dell'esperienza, e lui lo offrivano, alcuni lo offrivano a sua santità, alcuni lo offrivano a Vecchia di Trichan Rinpoche, e quindi Geshe Champawanda lo sentiva dalla sua santità, dai Lama, così, e quindi sentiva le novità delle realizzazioni che avevano gli altri meditatori. Raramente sentiva qualche cosa sulla politica, ma no, loro parlavano soltanto i meditatori si sentiva soltanto racconto della vita di questi santi, di questi grandi meditatori che offrivano la loro pratica, sua santità e Dalai Lama. Per cui lui adesso, 13 anni o 15 anni fa, lui non è mai andato a casa di nessuno per se stesso, per il suo piacere personale. Non è detto che non è andato mai a casa degli altri, non è mai andato a casa degli altri per i suoi scopi personali, per 13-15 anni. Questo vuol dire che lui aveva la realizzazione di Bodhicitta, questo lui aveva effettivamente la realizzazione di Bodhicitta. Non è mai andato nella casa di altri per i suoi scopi personali, ma soltanto per gli altri. E questo mostra che lui aveva ottenuto le realizzazioni di Bodhicitta. Quindi adesso ci fermiamo qua. Ok, grazie tanto. Domani continuiamo.
Domani facciamo la trasmissione orale della Sutta del Diamante, ok? Vediamo domani. E poi magari domani parlo dei benefici, poi dopo la trasmissione orale la do al prossimo anno. Forse facciamo così. Dipende dal tempo, no? Se c'è il tempo per farlo, lo facciamo, altrimenti vediamo. Facciamo la dedica. Io so ci metto da rire all'insegnante che va di sangue 100 metri. Ratramanda la cameria tayami. Pagina 88, no, è del libro delle preghiere del Nalanda, questo. Ho menzionato che vostro marito, vostra moglie vi hanno lasciato, così, vi ho menzionato questa cosa. Vi siete separati, eccetera. Ho dimenticato quello che quando si muore. Anche se voi programmate di vivere per 1.000 anni, se avete programmato di vivere per 1.000 anni, per noi, siccome siamo sotto il controllo dell'afflizione mentale e del karma, non possiamo decidere niente, non possiamo decidere quanti viviamo, non c'è modo di decidere questo. Ci sono delle persone che vivono 100 anni, però stanno calando, sono sempre meno, no? Comunque, se muore, la realtà è che anche se voi programmate di vivere, di non separarti mai dall'altra persona per migliaia di anni, però non pensate mai che la morte può arrivare in ogni momento, che la morte può arrivare in ogni momento. E quindi dovrete separare da quella persona e la morte può arrivare all'altra persona in ogni momento e quindi bisogna separarsi dai figli, da tutti e quindi bisogna sconoscere questa è la natura della vita,
dal momento che noi non siamo liberi, dal momento che non siete liberi dalle afflizioni mentali e dal karma, che sono le cause del samsara, bisogna per forza andare per forza attraverso il ciclo della morte e della rinascita, e questo può arrivare in ogni momento. Quindi la cosa migliore è sapere che questo succederà. E questo, così quando questo succede, non vi spaventate, non avete paura, non siete terrorizzati, perché sapete che sta arrivando. E quindi ve lo aspettate, e quindi non c'è così tanta paura. La paura sorge perché vi affidate al Buddha Dharma e Sangha, allora non c'è assolutamente bisogno di avere paura. Se affidate al Buddha Dharma perché sapete cosa fare. Quindi questa è la cosa importante. Quindi non c'è bisogno di avere paura, di rinascere nei reami inferiori e così via. E quindi non c'è bisogno di aver paura della morte. Naturalmente, se voi praticate la rinuncia, voi dicite e così via, non c'è bisogno di avere paura. E quindi non solo non avrete paura della morte, e particolarmente bodhicitta, sarete molto contenti, perché voi siete sempre, sarete contenti mentre vivete, sarete contenti nel momento quando morirete, perché sperimenterete la morte per gli esseri senzienti. Anche voi morite per gli esseri senzienti, e quindi non prendete la sofferenza su di voi e date la felicità agli altri, date la vostra felicità agli altri esseri senzienti. E agli altri esseri senzienti, e così possono raggiungere l'illuminazione. E questa è una cosa fantastica. Nel testo radice di Guhya Samaja, no, non mi ricordo la seconda parola. La seconda parola, ciò che è chiamato morte e rinascita, è ciò che esiste soltanto come mero nome, è ciò che esiste solo mero nome, non esiste in assoluto, non ha un'esistenza assoluta, un'esistenza. E secondo verso non me lo ricordo, in realtà. Noi pensiamo che sia reale, che sia veramente reale da lì, di lì, presente, vero, ma invece ciò che esiste è solo un mero nome. È la cosa più incredibile, 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 incredibile. Ecco, ciò che è l'io è un qualcosa di molto, 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 molto sottile. Ma voi pensate che l'io sia reale, ma in realtà non è vero. Esiste come mero nome. Quello che esiste, l'io come esiste, esiste solo come mero nome. Perché c'è una base Vaida, che sono gli aggregati, allora l'io esiste perché esiste come mero nome. Quello è per realizzare la vacuità. Quindi tutti quanti i problemi, tutti questi problemi a causa dell'ignoranza, a causa dei concetti errati come reali, come si sente dalla loro parte, è completamente una totale allucinazione. È veramente molto interessante, molto interessante, molto interessante. La vostra vita è come la televisione. È il miglior film, la migliore televisione. Ok, grazie a tutti, ci vediamo domani. Adesso non so che ora, però vediamo cosa succede. Vediamo cosa succederà, ok? Grazie. A causa di quanti meriti del passato, presente e futuro accumulati di tre meriti Bodhisattva, possa Bodhicitta essere realizzata nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti, che è la fonte di tutte quante le felicità, fino all'illuminazione, e possa essere sviluppata nel cuore di tutti quanti, e quella che l'hanno già generata possa aumentare sempre più. Che pagnam pa me pa yang go ne gondo.
Bewajo. Per realizzare gli insegnamenti della Mason Kappa, per non generare nessun tipo di eresia nei confronti dell'azione del guru, per vedere tutto quanto positivo con questa devozione. Possa le benedizioni del guru essere ricevute nel mio cuore. Perché la meditazione è il guru yoga, è la radice del sentiero. Per realizzare che ogni volta che uno crea una connessione karmica, una connessione, noi facciamo una connessione di dharma di guru discepolo con il guru, allora bisogna realizzare e meditare, addestrando la mente in questo, che quello è, innumerevoli volte, ci sono innumerevoli Buddha, e ogni singola azione del Guru è la manifestazione dell'azione di tutti quanti i Buddha. Questo è quello che uno deve realizzare. Una volta dovete addestrare la mente dalla vostra parte, dovete addestrare la mente in questo, e questo. Questo è quello che voi, in questo modo che potete ottenere le realizzazioni. Così ricevete le benedizioni del Guru, così ricevete tutte le benedizioni fino all'illuminazione, ottenete tutte le realizzazioni del sentiero graduale, fino alle realizzazioni degli individui di capacità inferiori, delle capacità intermedie, delle capacità superiori, delle capacità elevate, e così potrete aiutare a liberare tutti gli esseri senzienti dall'oceano di sofferenza e samsara e condurli in completa illuminazione e a tutti i successi. Questo è la persona saggia. Non ha importanza quante lauree, milioni di lauree e diplomi voi avete, però questo è il vero modo di praticare. Questo è il modo di praticare di una persona saggia, non di una persona sciocca. E questo è il modo di praticare della persona più felice, più contenta. E quindi lo dedichiamo al mondo, a cose di quanti meriti accumulati dagli innumerevoli Buddha e Bodhisattva, gli innumerevoli esseri senzienti, cosa possono le guerre che stanno succedendo adesso, tutti quanti i vari pericoli che ci sono in America, in tutti quanti le guerre che stanno succedendo adesso negli vari paesi, le guerre che stanno succedendo nel futuro, possono interrompersi immediatamente. E tutte quante le malattie, tutte quante le carestie, i pericoli del fuoco, dell'acqua, dell'aria, della terra, possono interrompersi immediatamente. Tutti quanti i problemi globali possono interrompersi immediatamente, e possa la totale felicità arrivare nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti.
e possa Buddha Dharma durare a lungo, da dove tutti quanti gli esseri senzienti possono ottenere la felicità, e possono tutti quanti gli esseri senzienti incontrare Buddha Dharma e ottenere l'illuminazione. E preghiamo, e possa io soddisfare i desideri di tutti quanti gli esseri senzienti, ancora di più del Jaya che esaudisce i desideri, ancora più nel Jaya, di essere del, ancora meglio del Jaya che esaudisce i desideri per gli esseri senzienti, per i loro desideri, per la felicità, e quindi di essere in grado di soddisfare le speranze di tutti quanti gli esseri senzienti, ancora di più dell'albero che esaudisce i desideri, ancora più di quello, e realizzare tutte le speranze di tutti quanti gli esseri senzienti, di tutte le loro felicità. E poi l'ultima si dedica a causa di tutti quanti i meriti del passato, presente e futuro accumulati da me stesso, a causa dei meriti dei tre tempi accumulati dagli innumerevoli esseri senzienti, gli innumerevoli Buddha, ciò che non esiste, ciò che esiste solo come ero nome, e questo vuol dire che esistono, che non esiste dalla loro parte, quelli che sono reali non esistono dalla loro, non esiste neanche un atomo di quello. Possa l'io che esiste come mero nome, non c'è un vero io, neanche della misura o della dimensione di un atomo, in assoluto non c'è, ottenere lo stato di Buddha, che esiste anch'esso come mero nome. Non c'è un reale stato di Buddha, neanche della dimensione di un atomo. E portare innumerevoli esseri senzienti che esistono come mero nome, che non esistono dalla loro parte, neanche della dimensione di un atomo. Sono completamente, totalmente vuoti dalla loro parte. A quello stato di Buddha che esiste come mero nome, e non esiste dalla sua parte, neanche dalla dimensione di un atomo. Completamente da solo, che esisto come mero nome, che anch'io esisto come mero nome. Non c'è un reale, neanche della dimensione di un atomo.
Per favore, potete recitare in inglese? Ah, è ancora troppo nuova la preghiera di lunga vita per Sua Santità e Dalai Lama, non ce l'abbiamo. Allora io la recito. Quella di Kari Rao e Kore Shikhandi è soltanto per il Tibet, no? Mentre invece adesso Santità non è soltanto per il Tibet, per tutte le felicità nel mondo dipendono da lui, tutte le felicità e la pace nel mondo dipendono da lui. Vengono da Sua Santità e Dalai Lama. Esce Norbu. È il gioiello che esaudisce i desideri, da dove tutti quanti vengono esauditi i desideri. Lui è il gioiello che esaudisce. Qualsiasi cosa uno desidera lo può ottenere, esce Norbu, viene da lui. Perché possa avere una lunga vita. Il gioiello che esaudisce i desideri, fonte di ogni beneficio e felicità in questo mondo, l'incomparabilmente gentile Tenzin Gyatso, chiedo, è ancora più importante perché tutte quante le azioni, ma ci sono dei santi desideri, e quindi la cosa importante è che i suoi santi desideri possono essere soddisfatti spontaneamente, essere esauditi. Ok? Questo è. L'ho già spiegato già, quindi non è inutile che lo recitiamo adesso in inglese. Tutti quanti mi hanno fatto cantando così stonati. Puoi leggere in inglese allora. The wish granting wish fulfilling joy, the source of every benefit and happiness in this world, the incomparable kind, Tenzin Gyatso, I beseech, may your holy wishes be spontaneously fulfilled.
Quindi domani manderò il messaggio quando cominceranno le trasmissioni orali. Good night. Buonanotte.